Al centro della discussione nel settore dei balneari c'è ovviamente la Bolkestein, ci sono delle novità, facciamo un po' il punto della situazione per il settore. Le prospettive speriamo che siano buone, però siamo fortemente preoccupati. Siamo fortemente preoccupati perché ad oggi abbiamo un anno, diciamo, ancora di vita, perché è un anno di estensione, chiamiamola tecnica, perché viene data sulla base della vecchia legge Draghi per i comuni per avere più tempo per mettere in piedi i bandi. Però allo stesso tempo ci rimane tanta criticità e tanta confusione perché non abbiamo la certezza del domani. Aspettiamo a giorni o a settimane, ma speriamo comunque il prima possibile un'espressione da parte del governo in merito a questa tematica, perché dobbiamo capire se vuol mettere mano ai decreti attuativi e quindi andare poi a fare queste famose evidenze, ma comunque noi ci auguriamo che invece mantengono le promesse che ci hanno fatto fino ad oggi, che è quello dell'uscita dalla direttiva Bolkestein. Rispetto al passato oggi abbiamo dei dati in più che derivano dalla mappatura, che ci danno manforte, però bisogna andare in Europa a discuterne, e quindi speriamo che questo lo facciano e si facciano valere. Se non si riesce a fare questo, che mettano mano immediatamente ai decreti attuativi, sicuramente prima della stagione, e risolverlo, perché altrimenti ci ritroveremmo in stagione o comunque dopo la metà dell'anno in un marasma dove, se oggi siamo fortemente in un momento di incertezza, poi siamo proprio spacciati, perché non ci sarebbe più tempo per fare tutto quello che va fatto, insomma. Ricordiamo che ovviamente il settore comprende tantissime realtà in provincia di Pesaro Urbino. In tutta la provincia ci sono circa 300 attività, ma solamente nel comparto balneare. Poi se andiamo a prendere tutto quello che c'è nell'area portuali, ristoranti, bar, cioè, c'è tanto. Nella regione Marche ce ne sono 800-900 concessioni. Cioè, c'è un indotto dietro, c'è una manovalanza, c'è tutto un sistema impresa che è importante, è veramente importante. Cioè, un turismo balneare italiano è un made in Italy, quindi parliamo tanto di difendere il made in Italy, se lo vogliamo difendere lo va difeso, nella maniera giusta, non lasciando le imprese come ci siamo oggi, nell'incertezza di cosa fare, cosa succederà. Oggi noi ci troviamo ad investire denari, perché comunque o per materiali che sono da sostituire o comunque per piccole migliorie, comunque ci troviamo ad investire denari sul domani che forse ci sarà. Cioè, un'impresa non sopravvive così.